importante evento infrasettimanale per il GS Giovinazzo Calcio a 5 qui al Pala Pansini martedì prossimo 17 gennaio. Non stiamo parlando di una gara del campionato di Serie B, ma della sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. I biancoverdi cercheranno infatti di qualificarsi alla Final 8 della manifestazione, un traguardo cui la società tiene tantissimo. Dunque un appuntamento di grande prestigio con il pubblico giovinazzese letteralmente chiamato a raccolta. Ospite di questa nuova puntata di GS Mania è il calciatore giovinazzese Vincenzo Montelli, che dopo 2 anni e mezzo è tornato nella squadra della propria città. Allora Vincenzo, che effetto ti fa aver ritrovato la maglia biancoverde? Beh, sicuramente un grande effetto. Nonostante gli anni che ho passato a Bicelli, che sono stati stupendissimi, dove sono cresciuto tantissimo tecnicamente, personalmente, a livello personale e a livello atletico, sono ritornato a Giovinazzo con la consapevolezza di continuare la mia crescita. I miei compagni mi hanno accettato, i miei compagni mi hanno invogliato ad accettare questa nuova sfida, per una sfida che comunque per il mio paese si dà tanto, si deve e si può. Quindi sono contentissimo di aver ritrovato il biancoverde. La stagione è iniziata benissimo per il GS Giovinazzo. Ecco, sarebbe ancora più bello approdare alla Final 8 di Coppa Italia. Beh, la Final 8 è un sogno di tutte le squadre che partecipano sicuramente a questa serie. Io ne ho partecipato già uno l'anno scorso in Serie A2 con il Biceglie e si trasmette per come si vive, anche i giorni che la precedono, è tutto bello, una questione che non si può spiegare fin quando non la provi. Quindi incrociamo le dita, lavoriamo e chissà, questo Giovinazzo può volare anche in Final 8. In campionato contro il comprensorio Medio Basento è terminata 7-7. Tu non c'eri perché non eri ancora tornato a Giovinazzo. I tuoi compagni di squadra cosa ti hanno detto dei prossimi avversari? Io non c'ero, ma mi sono visto comunque le immagini. Comunque seguivo il Giovinazzo da tempo. Comunque sono i miei amici che comunque ci parlo e ci esco. Loro mi hanno detto che comunque è inutile che ci nascondiamo. Loro è una grande squadra formata da gente tipo Zancanaro, Zerenato, che hanno giocato a livelli superiori, tipo Serie A1 e Serie A2, a certi ritmi e livelli. Aspettiamo una squadra consapevole dei loro mezzi, ma comunque troveranno di fronte un Giovinazzo che comunque, essendo gara secca, gara unica davanti al loro pubblico, non vuole sorprendere le iniziative. Noi ci siamo, loro pure. Gara secca, ovviamente noi daremo il massimo, come abbiamo fatto finora con tutte. E anche il pubblico giovinazzese sogna ad occhi aperti la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia. Certo, come ho già detto, la Final 8 è una situazione da vivere, una situazione di arrivare con la testa, con le gambe, lavorando. Il pubblico la sogna, noi la sogniamo più del pubblico. Vi aspettiamo martedì tutti insieme per battere il Medio Basento, per continuare questo grande sogno. In bocca al lupo Vincenzo. Crepi lupo. Vi aspettiamo martedì al palazzetto, abbiamo bisogno di voi, venite numerosi. Martedì vi voglio tutti al palazzetto per continuare a incitarci per questo nostro cammino nelle Falanei. Ciao a tutti, vi aspettiamo martedì, numerosi, siete il nostro sesto uomo in campo. Martedì 17 scateniamo la bolgia, forza Giovinazzo. E il sesto uomo siete voi, vi aspettiamo martedì. Martedì tutti presenti al palazzetto per scrivere un pezzo di storia con noi e voi sugli spalti, forza GS!